quella che finisce con no. Esatto. Sempre nel periodo che lavoravo in Viale Eritrea, al termine del servizio, andavo a bere delle birre da Mr. Doyle. Proponeva birra artigianale smoked pork, senza nominare i fantastici hamburger. Legai molto con Salvo, uno dei soci, e con una persona che appena conosciuta, non credevo, saremmo diventati compagni di sbronze. Sto parlando di Pino. Pino è una persona con una cultura davvero incredibile e che stimo moltissimo. Con lui e Salvo restavamo spesso fino alla chiusura a chiacchierare di ogni genere di discorso, ma il nostro preferito era sicuramente il cinema. Grazie a lui infatti scoprii moltissimi titoli e generi nuovi di film. Tonnarelli, cacio e pepe. Una bontà davvero unica che ci siamo mangiati bevendo una birra e chiacchierando, ricordando un po' le storie passate, ma anche parlando dei progetti futuri. Donna, che tremella. Che meglio di me. Io mi sono specializzato a questi cacio buoni. Sono buoni proprio. Però da fruitore ti dico che se il video supera quei 15 minuti, io mi rompo i coglioni. Lo so, è vero, sono troppo lunghi. Molte volte lo vedo a pezzi, lo abbalzi, vado avanti. Una volta finito il pranzo, passeggiamo per il centro, parlando del più e del meno, fino a raggiungere una pasticceria, e lì, dopo le ultime chiacchiere tra una cassata siciliana e un caffè, ci salutiamo come due vecchi amici. E sì, ci concediamo un abbraccio. Uno di quegli abbracci che, Covid o no, non puoi proprio farne a meno.